Buongiorno a tutti i telespettatori di Classe NBC e bentornati nella 3D Room. Quest'oggi è una giornata, una puntata un po' particolare perché avremo modo di incontrare l'ingegner Mario Fabbri, il numero uno di Directa. Sono usciti ieri i conti della società, abbiamo visto un forte calo su praticamente quasi tutti gli indicatori, ci faremo spiegare meglio dall'ingegnere di cosa si tratta. Il tempo tecnico per il collegamento, anzi mi dicono dalla regia che è già pronta la telefonata. E dunque saluto l'ingegner Mario Fabbri. Buonasera ingegnere. Buongiorno. Sì. Allora ingegnere, ieri sono usciti dati abbastanza importanti, abbiamo avuto un calo del 15,3% per quanto riguarda il controvalore intermediato da Directa rispetto ovviamente al 2011, da comprare però con un meno 28,8% di Borsa Italiana. C'è stata una contrazione dell'operatività, tuttavia la quota di mercato di Directa è aumentata dal 2,61% del 2011 al 3,10%. Il numero degli eseguiti sull'MTA sono scesi da 2,78 milioni, un calo del 6%, contro una contrazione del 15% di Borsa Italiana. Per chiudere poi nel 2012 le operazioni effettuate dai clienti Directa sono state complessivamente 4,1 milioni, meno 12% rispetto al 2001. Ingegnere, fermiamoci qua, è stata un'annata piuttosto difficile per il trading online, quella del 2012. Sì, se dovessimo considerare il 2012 un anno come gli altri, è stato per noi un anno molto mediocre, ma se lo guardiamo appunto nel contesto generale di tutte le difficoltà che ci sono state, anche in particolare verso la fine dell'anno, devo dire che siamo abbastanza contenti di come poi si è chiuso. Penso che anche i miei colleghi le diranno cose analoghe, sì, nel senso che non c'è nessuno che fa festa, però noi diciamo anche dato l'aumento un po' del nostro peso percentuale sul mercato non ci lamentiamo. C'è, signor ingegnere, c'è che comunque sia... Voi, nonostante questa forte contrazione del mercato del trading online, voi avete puntato anche agli investimenti, Elmax nel particolare mi sto riferendo. Sì, sì. Come sta andando? Ma diciamo abbiamo ancora alcune cose da mettere a punto, perché per noi il mercato Forex è un'assoluta novità e abbiamo cominciato solo perché appunto c'è questo Elmax che è un vero mercato col book e tutto, non è del tutto perfetto ma sta migliorando velocemente e ci vediamo delle enormi possibilità non solo per gli italiani che sono più orientati magari alle azioni future che a Forex, anche se c'è parecchio Forex cominciarsi anche qui, quanto per l'espansione verso i paesi esteri. Ingegnere, avete qualcosa in cantiere per il 2013? Dunque, noi dobbiamo prima di tutto arrivare a book con LMAX, nel senso che ci manca ad esempio un elemento che ci viene richiesto dai praticanti del Forex, che sono la copertura 24 ore su 24, cosa che ci richiede dei non indifferenti lavori di tipo tecnico. E poi contiamo appunto di sperimentare nuove vie per aumentare il nostro peso nei mercati esteri, che tra l'altro è anche una specie di assicurazione rispetto a eventuali problemi in Italia simili a quelli che abbiamo visto nel 2012. Dunque diversificazione sugli altri paesi? Sì. Basata soprattutto in prima battuta sul Forex, che è un mercato che specie nell'est Europa, per star vicini, è quasi l'unico che viene praticato. Ingegnere, tuttavia è piuttosto triste questa cosa, che per mantenere i volumi l'azienda italiana non possa più lavorare sul mercato italiano ma debba comunque sia trasferirsi. Ma dunque, l'espansione non è in sé triste, anche è una cosa che da anni stiamo provando a fare, e il fatto che l'Italia sia depressa e non si sappia bene come sarà il futuro, quello indubbiamente non è di buon auspicio e ci rattrista a tutti. Ma sicuramente poi immagino che la Tobin Tax non aiuti. Ma adesso devo dire, nella versione attuale, quella che è passata
Io sono incerto se gli esiti saranno, da un punto di vista, parlo ovviamente del trading online, se saranno un incremento, un decremento o qualcosa. Siamo anche molto curiosi di vedere come finirà quell'innovazione a luglio contro l'HFT, che potrebbe cambiare la struttura dell'operatività dei trader online. Però è difficile fare delle previsioni, quindi non vorrei sbilanciarmi. Nel senso HFT ci riferiamo al fatto che, visto che la Tobin Tax entrerà per i derivati in vigore dal 1 luglio, e comunque sia non solo per i derivati ma anche per gli high frequency trader, come diceva, ci sarà probabilmente una forte contrazione dei volumi, è questo che si sta riferendo? No, ma potrebbe, perché poi può ancora condizionale cambiare. Quello sicuramente. Sì, potrebbe cambiare, io penso agli scalper, che sono una parte abbastanza rilevante del nostro traffico. Potrebbe cambiare il modo di fare trading, magari si aprono delle o si riaprono delle opportunità che l'HFT chiudeva, però stiamo tutti speculando, in realtà ci sono molte variabili, compresa quella economica, che possono incidere molto sul quello che è il nostro business e anche le opportunità per i trader. In genere, ho capito benissimo. Va bene, rimane comunque un pochino ottimista, ingegnere? Ma noi siamo caratterialmente ottimisti, tra l'altro appunto siamo molto curiosi, interessati di vedere questa espansione che stiamo cercando di realizzare, perché ovviamente oltre a risolverci un mucchio di problemi in prospettiva è anche un progetto di per sé interessante, ecco, pieno di prospettive. Va bene, ingegnere, il nostro tempo a disposizione per la prima parte è finito, io la ringrazio, spero magari di potermi ricollegare con lei fra un paio di mesi, così magari tireremo le somme del primo trimestre 2013. La ringrazio nel frattempo, ingegnere Mario Fabbi, Directa. Arrivederci. Grazie.